In diverse occasioni ho affermato che il marchio della bestia 666 molto probabilmente non è un segno fisico o visibile. L'obiezione più grande che ho ricevuto dai miei lettori riguardava proprio questo punto: come poteva il marchio essere non fisico e invisibile, se avere il marchio era ciò che permetteva alle persone di comprare o vendere. La parola corona in italiano è formata da 6 lettere. Bene, queste sono buone domande e penso che una risposta sarebbe utile. Ma prima dobbiamo iniziare dal punto di partenza e fare un po' di lavoro nel background storico dell'Apocalisse. Rimanete con me perché ne parleremo fra pochissimo. Benvenuti cari amici in questo nuovo video. Oggi cercheremo di fare chiarezza su uno degli argomenti biblici più speculati nella storia del cristianesimo. Parliamo del 666, il marchio della bestia. Ebbene, che cosa è questo marchio e chi è questa bestia? In primo luogo dobbiamo ricordare che l'Apocalisse è una epistola, una lettera del primo secolo d.C., indirizzata a 7 chiese della provincia romana d'Asia. Le lettere nell'antichità erano molto simili alle lettere moderne, situazionali, personali e contestuali. Per capire una lettera tra due persone o gruppi di persone, si ha davvero bisogno di sapere cosa ha reso necessario l'invio della lettera in primo luogo. In altre parole, abbiamo bisogno del contesto. Per interpretare correttamente la lettera dell'Apocalisse, occorre indagare sulla situazione storica di queste chiese. Molti evangelici tendono a saltare questo passaggio e passare direttamente all'applicazione. Questo è un grave errore. Se stacchiamo completamente le nostre applicazioni moderne dal contesto storico originale di un testo, rischiamo di applicare il testo in modo errato, a volte in modi davvero ridicoli e imbarazzanti. Apocalisse 13:17, nessuno può comprare o vendere, eccetera, eccetera, è uno di questi testi. Per interpretarlo correttamente dobbiamo conoscerne il contesto. Abbiamo bisogno di alcuni dati storici dal periodo di tempo della lettera per ottenere chiarezza definitiva nel suo significato. Ebbene, esistono dati simili che potrebbero far luce su questo passaggio? A quanto pare sì. Se si vuole ricostruire il contesto storico del popolo cristiano che visse nell'Asia Minore del primo secolo d.C., è obbligatorio tenere conto del culto imperiale romano. Semplicemente non c'è modo per aggirarlo. Il culto stesso presentava chiare sfide ai primi cristiani, ma cosa si intende per culto imperiale? Per cominciare, gli imperatori romani venivano spesso divinizzati dopo la loro morte, diventando dei per i cittadini romani che li adoravano. Per esempio, quando Giulio Cesare morì, egli fu divinizzato. Suo figlio adottivo Augusto ne approfittò per assumere per se stesso il titolo di figlio di Dio. La logica era semplice: se suo padre era diventato Dio, allora Augusto ebbe la brillante idea di farsi chiamare il figlio di Dio, e questo in contrasto con Yeshua, il vero figlio di Dio. Sebbene fosse vero che un imperatore sarebbe stato divinizzato dopo la sua morte, molti greci che vivevano in varie città delle parti orientali dell'impero saltarono al tiro, cioè adorarono l'imperatore romano mentre era ancora in vita. È interessante notare che questo era vero per Efeso, proprio come la lettera agli Efesini. Anche la città di Pergamo era stata a lungo focolaio del culto imperiale. Anche Smirne deve essere gettata nella medesima mistura. In effetti, questo valeva anche per le altre 4 città a cui Yohanan, Giovanni, indirizzò la sua lettera. Gli imperatori più dispotici del primo secolo cercarono di essere riconosciuti come dei mentre erano ancora in vita. Nerone era uno di questi imperatori. Domiziano, peggio ancora. Svetonio, il noto storico antico, disse che Domiziano chiese di essere chiamato Dominus ac Deus, Signore e Dio. La situazione era tale che Domiziano era ovunque odiato
è temuto. Si tenga presente che la maggior parte degli studiosi ritiene che l'Apocalisse sia stata scritta durante il regno di uno di questi due tiranni, cioè tra il 65 e il 96 d.C. Ad ogni modo, in quell'epoca un cristiano avrebbe potuto benissimo essere afflitto da angoscia, paura e incertezza. Dopotutto, Nerone era famoso per aver ucciso sua madre, oltre che per aver ucciso cristiani innocenti, trasformandoli in torce umane ricoperte di catrame per illuminare la notte. Svetonio racconta una storia di come Domiziano una volta bevve a pranzo gioiosamente insieme all'amministratore del suo palazzo, prodigandogli gentilezza e generosità. Poi il giorno dopo Domiziano lo fece crocifiggere. Come mai? Beh, semplicemente perché se lo poteva permettere. È comprensibile quindi perché altri testi antichi giunsero a riferirsi a Nerone e Domiziano come a una bestia. Ciò è documentato non solo nell'Apocalisse, ma anche nel Panegirico di Plinio, negli oracoli sibillini e nella vita di Apollonio. Direi che la scarpa si adatta molto bene al discorso. Anni fa ricordo di aver sentito come alcuni avevano considerato l'ex presidente Reagan la bestia della fine dei tempi. Il ragionamento è andato in questo modo. Quando prendiamo il suo nome completo, Ronald Wilson Reagan, possiamo vedere come ogni nome contiene esattamente 6 lettere, quindi il nome del presidente è 666. Non c'era bisogno di un cenno della bacchetta magica per vedere come quel numero misterioso e temuto fosse incastonato in qualche modo nel nome del presidente degli Stati Uniti d'America. Ma dire che è sciocco è un eufemismo, perché è strano che Yohanan abbia scritto in un modo tale che solo una persona che conoscesse sia la lingua inglese che la politica americana moderna potesse interpretare correttamente il suo messaggio. Per evitare imbarazzanti interpretazioni come questa, e ne abbondano anche di ben peggiori, dobbiamo fare i conti con il contesto originario del testo. Ancora una volta, non possiamo semplicemente passare all'applicazione moderna senza affrontare il contesto storico. Gli studiosi spesso associano il numero della bestia a Nerone Cesare. In realtà c'è una buona ragione per farlo. Per esempio, sappiamo da Svetonio che molte persone all'epoca giocavano con i valori numerici del nome di Nerone. Questa pratica, nota come gematria, prendeva una lettera dell'alfabeto e le assegnava un numero equivalente. Quindi, ad esempio, nel caso del greco, alla prima lettera alfa veniva assegnato il numero 1. La seconda lettera dell'alfabeto, beta, era intesa come il 2 e così via con le altre lettere. Quando prendiamo il nome di Nerone Caesar e lo traslitteriamo in caratteri ebraici, il risultato che otteniamo è proprio il numero della bestia, 666. Ricordiamo che nell'Apocalisse il marchio della bestia è strettamente legato all'adorazione dell'immagine della bestia e a nient'altro. Ma dal momento che abbiamo una buona idea dell'identità della bestia, c'è qualche altro dato storico a cui potremmo guardare che collegherebbe l'adorazione dell'immagine della bestia con l'adorazione dell'immagine di Nerone Cesare? Ancora una volta, la risposta è sì. Dagli scritti di Plinio, ad esempio, apprendiamo come la fede dei cristiani professanti fosse messa alla prova facendogli adorare l'immagine di Cesare. L'immagine dell'imperatore era ovunque, specialmente sulle monete. La gente moderna è abituata a questo. Per esempio, negli Stati Uniti, le immagini di ex leader nazionali sono stampate sulle banconote, come nel dollaro con Washington. Ma nella Roma di 2000 anni fa, le cose funzionavano in modo leggermente diverso. L'immagine di Cesare era sulle monete, insieme alla sua pretesa di divinità. Letteralmente, il vanto dell'imperatore di essere in qualche modo divino era inciso o segnato sul denaro, decreti e documenti importanti. Uno studioso osserva che si potrebbe fare poco nel commercio senza maneggiare un tale marchio, perché allusioni alla divinità dell'imperatore apparivano su molte monete e persino su bollette di spedizione e altri documenti. Durante questo periodo, il coinvolgimento delle economie locali richiedevano spesso una sorta di partecipazione al culto pagano. Ad esempio,
le corporazioni commerciali spesso organizzavano feste incentrate sull'adorazione degli idoli, e se tu da credente facevi parte di questa corporazione, la tua partecipazione a queste feste era obbligatoria solo se volevi poter comprare o vendere. Cosa possiamo concludere allora sul passaggio del compra e vendi? Quando si tratta della bestia, del suo marchio e del culto dell'immagine della bestia, i dati storici sembrano indicarci una direzione precisa. È semplicemente un riferimento a come il culto imperiale ha influenzato la partecipazione all'economia locale. Se il marchio è un'allusione alla pretesa di divinità dell'imperatore, simboleggiata su monete romane, statue, immagini, effigi, eccetera, eccetera, allora si può dire che una persona del primo secolo prendeva il marchio della bestia solo partecipando all'economia a spese della sua fede in Yeshua. Quest'ultima parte è fondamentale. In altre parole, in certi tempi e in certi luoghi dell'impero, l'unico modo per essere considerato un cittadino dignitoso sarebbe stato semplicemente rinnegare il Messia di adorare l'immagine di Cesare. Ancora una volta, questo sarebbe stato un problema particolare per i cristiani in Asia Minore, perché trovavano spesso impossibile guadagnarsi da vivere secondo i dettami imperiali che pretendevano anche l'adorazione dell'imperatore, e allo stesso tempo adorare Yeshua in modo esclusivo. Ebbene, la scrittura ci insegna che l'uomo non può servire due padroni. Naturalmente, tu che mi stai ascoltando, potresti obiettare dicendo: sì, ma il testo dice che il segno è posto sulla mano destra o sulla fronte. Questo non implica quindi necessariamente un segno fisico? La risposta è no, poiché il marchio della bestia in Apocalisse 13 agisce come un parallelo al sigillo che è posto sulla fronte dei santi in Apocalisse 7. Questo sigillo in realtà ha una base veterotestamentaria, cioè Ezechiele 9, dove si dice che un marchio fosse posto sulla fronte del popolo di Dio. Un altro testo ebraico del periodo, noto come Salmi di Salomone, descrive un marchio posto invece su persone malvagie. Si osservi quindi come i due segni, in Ezechiele e nei Salmi di Salomone, siano chiaramente simbolici, visibili solo a Dio e ai suoi angeli, non alle persone. E quindi è del tutto ragionevole concludere che anche il marchio della bestia, come il sigillo dell'agnello, è prettamente simbolico. Senza tutte le informazioni di base, le persone vengono sballottate da infinite speculazioni e paure. Purtroppo alcune persone, molte delle quali sincere cristiane, sono terrorizzate di essere costrette a prendere il marchio della bestia nel prossimo futuro. Potrebbe essere il vaccino? È un chip del computer? Un chip sottocutaneo? E se venissimo indotti a prenderlo? Con queste domande in mente, permettetemi di fare alcune osservazioni sull'applicazione moderna. Innanzitutto, i dati storici non ci consentono di pensare che il marchio della bestia sia qualcosa che si possa prendere accidentalmente. È un segno di lealtà e adorazione, che richiede piena consapevolezza cognitiva di ciò che si sta facendo, altrimenti non sarebbe una vera adorazione, ma solo dei robot programmati per adorare. Se c'è un marchio futuro imposto alle persone da un governatore mondiale, allora per prenderlo sapremmo esattamente cosa stiamo facendo, vale a dire maledire Yeshua e giurare devozione al suo nemico. La scrittura e altri scritti antichi di quel periodo ci indirizzano in questa direzione. E francamente non c'è molto margine di manovra su questo punto per qualunque genere di speculazione. Ovviamente sentiti libero di non essere d'accordo con questo mio punto di vista, anzi se vuoi puoi condividere in un commento il tuo pensiero. In secondo luogo, sii attento e saggio nel modo in cui applichi questi testi. Fammi fare un esempio. In questo momento una persona potrebbe trovare molto complicato e difficile operare all'interno delle nostre economie locali senza un numero di previdenza sociale rilasciato dal governo. Permettetemi di essere il più chiaro possibile. Non c'è alcun motivo biblico per pensare che accettare numeri di previdenza sociale imposti dal governo equivalga a prendere il marchio della bestia. Qualunque sia la questione attuale,
vaccini, impianti sottocutanei, di microchip, schede SIM, eccetera, eccetera, dobbiamo stare attenti a non confondere le nostre convinzioni personali, ideologiche o politiche con il significato teologico di un testo biblico. Alcune idee di politica pubblica sono buone, alcune sono davvero terrificanti, questo bisogna dirlo. Ma in ogni caso, a meno che loro non richiedano che tu abbandoni la tua fede in Yeshua come esclusivo oggetto della tua adorazione, non hanno alcuna relazione con il marchio della bestia. Nessun governo finora ha detto che chi si vaccina deve rinnegare Yeshua. Anche in questo caso, da quanto sappiamo del contesto storico di questi testi biblici, il marchio della bestia deve essere ricollegato solo ed esclusivamente al culto per essere applicato correttamente, non all'ideologia politica o al secondo me. Prendere in considerazione tutte queste cose consente una sospensione necessaria su tutta l'ansia inutile e la paura che ci attiriamo addosso. Le nostre ideologie, le nostre scuole di pensiero, non fanno altro che attirarci addosso paure e ansie, cose che la Bibbia intende tutt'altro che trasmetterci. Piuttosto, il messaggio dell'Apocalisse ci invita ad allontanarci dall'angoscia e dalla preoccupazione, poiché il libro esordisce dicendo che beati sono coloro che leggono e ascoltano le parole di questa profezia. Ci invita quindi a guardare l'agnello immolato, ad adorarlo con lealtà, devozione e impegno. Mettiamo al centro della nostra mente Cristo, non le infinite speculazioni che, in fin dei conti, hanno ben poco a che fare con il messaggio dell'Apocalisse. Sono Daniele Salamone e termina qui il nostro nuovo video. Vi ringrazio per essere stati con me e per avermi seguito. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto. Se volete seguire il mio lavoro da vicino, potete farlo attraverso TikTok, e il mio profilo è Biblista per caso, oppure tramite il canale Telegram che trovate linkato nella descrizione di questo video. Anche qui su YouTube trovate attiva una community dove segnalo eventuali dirette e aggiornamenti dal mio lavoro, oltre che novità editoriali di libri in pubblicazione. Se questo genere di contenuti vi piacciono, proponetemi un argomento lasciando un messaggio tra i commenti, accertandovi ovviamente che non lo abbia già discusso in un altro video. Noi ci rivediamo prossimamente con il nuovo contenuto e non dimenticare di visitare il sito www.aderec.it se sei interessato a studiare con me nella scuola biblica online che ho fondato di recente. Alla prossima, Shalom!